Cambiare il modo di fare politica attraverso un complesso processo di autoriforma, così il Presidente del Consiglio della Regione Puglia Onofre Introna ha introdotto la conferenza stampa di rito di fine anno. Il 2012 è stato un anno duro nel quale la Puglia è riuscita a ridurre il numero dei consiglieri, portandoli da 70 a 60, tagliando l'assegno di fine mandato. Ci eravamo prefissi all'insediamento di portare avanti un importante processo di autoriforma dello statuto e delle regole che disciplinano l'attività del Consiglio regionale. Ritengo che con gli ultimi provvedimenti questo processo può ritenersi concluso, perché abbiamo all'unanimità, quindi dando merito a maggioranza e opposizione, abbiamo lavorato e ridotto il numero dei componenti dell'Assemblea da 70 a 60, abbiamo ridotto il numero degli assessori da 14 a 12, a 10, dei quali non più di due esterni, abbiamo chiuso con l'assegno di fine mandato, abbiamo abolito il vitalizio. Sono state fatte scelte importanti per la riduzione dei costi per il funzionamento dei gruppi. Un anno, il 2012, che ha visto il raggiungimento di diversi obiettivi nei vari settori. Per la Puglia, il 2013 si aprirà all'insegna della revisione della legge elettorale e della possibilità sempre più probabile dello scioglimento anticipato della legislatura dopo le elezioni politiche, che vedranno sia il Presidente della Giunta Nicchi Vendola che il Presidente del Consiglio regionale Onofre Introna candidati. La Puglia si è sempre distinta per attenzione, sobrietà e serietà. I risultati poi di una regione in crescita, di una regione che ha realizzato politiche verso lo sviluppo, verso la difesa del mondo della scuola pubblica, la difesa delle giovani generazioni valorizzandole, una particolare attenzione politica per l'ambiente, la vicenda Taranto grida ancora vendetta, l'impegno del Consiglio regionale per la difesa e la tutela dell'Adriatico e dell'ecosistema marino, anche dello Ionio. Sono tutte scelte che hanno visto il Consiglio regionale decidere all'unanimità. Anche questo è un segnale importante della buona politica.